Diciamo che è un momento difficile per tutti. Io ho passato le ultime 2 settimane in giro perché ero in Australia per lavoro, poi sono dovuto andare in Francia, sono appena tornato dalla Spagna per un test che ho fatto con la MotoE, e quindi anche per me è stato difficile viaggiare, però per lavoro lo devi fare. E non è stato facile, ho cercato di prendere tutte le precauzioni possibili, e di essere il più attento possibile, però in questo momento di emergenza sono contento adesso di essere a casa. E adesso stare a casa fino a quando questa situazione si sarà risolta, e speriamo per tutti il prima possibile. Per quanto riguarda la mia stagione, hanno posticipato parecchie gare per ora, non hanno cancellata nessuna, ma le gare di campionato del mondo endurance sono al momento, la prima è stata posticipata, l'hanno messa a settembre, i test cancellati. Sia della MotoE che del campionato del mondo Endurance, hanno iniziato a spostare le gare del mondiale Superbike, e quindi anche per me è una situazione difficile, come ci si aspettava, ma sicuramente è la soluzione migliore, no? In questo momento noi siamo abituati ad essere un po' gli eroi, gli sportivi, quelli che fanno divertire la gente, e adesso è il nostro momento invece di stare a casa, perché ci sono degli altri eroi che stanno lavorando, sono le persone che lavorano negli ospedali, sono i medici, sono gli infermieri, tutte le persone che lavorano negli ospedali e che si prendono cura di noi e che si prendono veramente dei rischi grandi per aiutare tutti noi. Quindi l'applauso al momento va loro e veramente viene dal profondo del mio cuore. Per quanto riguarda questa emergenza, che dire, sono convinto che è il momento di essere uniti, anche se fisicamente lontani, perché non possiamo stare vicini. Bisogna cercare di fare il massimo per noi sportivi, per allenarci, anche se ad esempio anch'io posso dire la palestra in cui mi alleno è chiusa, il campo di atletica dove mi alleno è chiuso, quindi diventa anche difficile allenarsi, però dobbiamo ricordarci che dobbiamo cercare di fare il massimo nello spazio che abbiamo. Io vivo in un appartamento ad esempio, quindi non ho un grande spazio, non ho una palestra in casa. L'allenamento è fondamentale, come è fondamentale per tutti gli sportivi liguri, gli sportivi italiani, gli sportivi di tutto il mondo. Però in questo momento dobbiamo capire che bisogna cercare di fare il massimo all'interno di casa propria, o se si ha una struttura in casa tanto meglio, ma cercare di non infrangere le regole in questo momento, perché la vita di ogni persona è importante. Il mio sport è la mia vita, quindi chiaramente essere allenato fa parte della mia vita e della performance che poi andrò a fare quest'anno, che andrò a fare l'anno prossimo, quando le cose torneranno normali. Ma al momento la priorità è un'altra, la salute nostra, la salute di tutte le persone che ci stanno intorno. Quindi il focus adesso sta nel cercare di essere i più intelligenti possibili. Quindi questo è un po' il messaggio che voglio dare a tutti gli sportivi liguri e a tutti gli sportivi in generale. Quindi un grazie ancora a tutti gli ospedali, a tutte le persone che lavorano negli ospedali. Siamo con voi, siamo questa volta noi a tifare voi. Grazie mille.